Ciao a tutti ragazzi e bentornati su TechVape. Prima di continuare il video mi raccomando attivate la campanella, iscriveteci su YouTube, sui nostri social, ai social di Antidote Flavors, ML Lab e Fulvio Misitano. Ed eccoci finalmente all'episodio numero 1, dove inizieremo a parlare di questi benedetti aromi. Che cosa sono? Cosa ci svapiamo in realtà? L'aroma è la caratteristica sensoriale di un alimento, di un composto naturale, derivata dalla rilevazione gustativa di uno specifico odore. Il che vuol dire che molte volte l'odore non è uguale all'aroma, però siamo lì. Mentre un odore è percepito direttamente attraverso il naso, l'aroma è rilevato per via retro-nasale, con mediazione della bocca, cioè mettendo roba in bocca. Per farvi un piccolo esempio, l'odore di pera si sente nel naso durante l'ispirazione. Invece l'aroma di pera si sente in bocca aspirando, ma dopo la deglutizione. L'aroma tipico di un alimento, di una spezia, di una pianta aromatica è conferito da determinate sostanze chimiche naturalmente presenti in esse, ovvero dalle molecole odorose contenute. Nel campo dell'industria alimentare, al fine di riprodurre e standardizzare o rafforzare certi aromi, alcune sostanze naturali o prodotte per sintesi chimica sono aggiunte ai cibi. Tali sostanze possono essere definite col termine aromi, o meglio, sostanze aromatizzate. Ma vi siete mai chiesti i vostri aromi, o comunque aromi in generale, dove sono utilizzati? Di certo non solo nell'ambito sigaretta elettronica, si usano anche nell'industria alimentare, nell'industria della cosmesi e nell'industria del tabacco. Questi si dividono in due grandi famiglie, gli aromi naturali e gli aromi artificiali, a seconda che siano frutto o meno di una sintesi chimica. La principale differenza tra aromi naturali e artificiali consiste nel fatto che, secondo la normativa vigente in Europa, ai primi appartengono gli aromi ottenuti attraverso diversi procedimenti, tra cui la distillazione e l'estrazione con solventi. Da ingredienti naturali, ad esempio l'essenza di limone estratta dalla scorza degli agrumi, mentre ai secondi tutti quegli aromi ottenuti per sintesi chimica e che imita gli originali presenti in natura. La normativa europea di conseguenza contraddistingue tre grandi famiglie di aromi. La prima sono gli aromi naturali, che sono quelli estratti da molecole presenti naturalmente in natura. Aromi naturali identici, che sono ottenuti da una sintesi chimica, ma uguali a prodotti presenti in natura. E infine abbiamo gli aromi artificiali, ottenuti per sintesi chimica e molecole non presenti in natura. Se voi avete presente le vostre bocce di liquido, dietro avete scritto delle specifiche per gli aromi utilizzati. Infatti gli aromatizzanti aggiunti agli alimenti o al liquido, alle sigarette elettroniche, devono essere indicati nella lista degli ingredienti. E il termine aroma naturale viene utilizzato esclusivamente per quelli ottenuti per estrazione di ingredienti naturali. Altrimenti avrete la scritta aroma artificiale. Ora vi lascerò uno scorrimento di un pochettino di esempi pratici e vedrete qui la molecola che compone quell'aroma. Odore e gusto di mandorla, benzaldeide. Odore e gusto di anice, anetolo. Cocco, nonalactone gamma. Bene ragazzi, anche questo episodio è finito. Speriamo che una piccola impanatura per quanto riguarda gli aromi ve l'abbiamo data. Martedì prossimo il secondo episodio. E mi raccomando, se avete problemi, commentate qui sotto che sia noi e sia Fulvio vi risponderà. Ciao e grazie, ci vediamo martedì prossimo.